Ciao a tutti, benvenuti, Siamo tornati live. Il titolo I know I know I benvenuti, I'm sorry, benvenuti, ho dimenticato il titolo. benvenuti, 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 eh, ben ritrovati qui per questa live di Security Shirt eh, oggi martedì 20 di settembre mancano esattamente tre giorni al Romac eh, dici che cosa c'entra il Romac con questa live? Bah, eh, in realtà c'entra perché il tema di stasera eh, verrà ripreso Trattato sicuramente meglio e mi piacerebbe approfondirlo in uh, eventuali future live uh, dopo il Leromac. Uh, sabato 24, se non ricordo male, uh, ci sarà proprio una uh, dimostrazione di Splunk. Ciao, Blitz, ciao, Nono, mi sentite? Si sente bene? Avvicina, prova a avvicinare me meglio il, il microfono. Troppo microfono, ora è troppo. <ride> Proviamo a trovare una via di mezzo, così va bene? Perfetto. <ride> Grazie mille per il supporto a distanza. Mitico, se non ci fossi tu, Fabio dovrebbe inventarti. <ride> Ciao a tutti ragazzi, e vi dicevo, il Romac, il 24 sabato, non ricordo benissimo, uh, mi sembra la mattina, ci sarà un laboratorio di Splunk uh, dal titolo Boss of the Sock. Splunk, per chi non lo conoscesse, è un SIEM e mi son detto, perché non uh, vedere cosa c'è prima? Di questo laboratorio per chi di voi eh, sarà al romac ci vediamo lì allo stand di ponyx insieme agli amici ponyx che salutiamo e sarò lì a rompere le scatole al buon fabbio a rocco a athway e eh, insomma tutti coloro i quali eh, verranno a fare un saluto scambiare due chiacchiere e e come dire, è trattenerci per questi tre giorni? Splunk farà questo laboratorio. Boss of the Sock. Chi non conosce la Boss of the Sock è una serie, sono tre laboratori che ha istituito Splunk, ha creato Splunk proprio per esercitarsi su quello che è il suo SIEM. Questa sera, cosa vorrei fare? Vorrei, eh, se la tecnologia mi supporta. Eh, innanzitutto, installarlo questo Splunk. Prima ancora di installare Splunk, fare una brevissima eh, presentazione carrellata di eh, su che cos'è il SIEM ci ho ragionato un poco su anche nei giorni passati mm, non sapendo da dove iniziare o perlomeno prendendo spunto da quelle che erano le live con, eh, di Rocco eh, e anche di quello che ho detto durante la live di presentazione ovvero proviamo a fare un laboratorio dove parto da quello che fa Rocco o che ha fatto anche Attaway eh, con il suo con lo script eh, buonasera a tutti buonasera Antel Perdona mi vedo la chat un po' piccolina. E quindi partendo da questo, vediamo di piazzare dietro a un'eventuale macchina vulnerabile a un sito un organismo di controllo, eh, un Siem, e vediamo dal Siem cosa riusciamo a vedere in tempo reale, in modo tale da capire chi sta dall'altro lato della barricata, come si comporta, che cosa vede, cosa capisce di quello che sta succedendo e come interviene. Io direi partiamo immediatamente con... Ho preparato mm, due slide, ma giusto per ricordarmi i concetti, eh, per dare un ordine logico a quello che è l'argomento di eh, stasera. Claudio, sì, dimmi, Nano. Ruotare un pochettino il microfono tipo così così va bene nel senso abbiamo il solito problema del suono in mono proviamo ora no, l'ho messo frontale se lo dovessi mettere così è proprio frontale quindi dovrebbe prenderlo così è mm, proprio frontale mm. Da sempre lo stesso problema? Prova, prova, prova. Prova. Già fatto. Così è il lato piatto verso, lo... verso di me. Questo è il lato piatto del microfono. lato piatto sì sì prova prova eh, problemi tecnici di trasmissione ma anche nelle migliori live si sente bene lo dico da fonico e infatti grazie prova a mettermi da questo lato la chat vediamo se riesco a beccarlo grazie Paolo A proposito di fonico, servirebbe un fonico per un evento, no scherzo, faccio questa battuta, da, da musicista anche io, anche io solo da sinistra. Ehm... Non so, non so cosa... che, che ulteriori prove fare ragazzi, ehm... si sente chiarissimo. Sono in mono. Eh, ho capito, dovrò cambiare la scheda audio, ragazzi. Mi sa che proviamo a fare una prova. Così come va la situazione? No, 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 ci mancherebbe. Era giusto per... Datemi solo un ping se è così. Adesso sono a destra. <ride> Fantastico, direi. Vado migliorando. Eh, ho finito i canali, però credo di aver capito come risolvere la situazione. E... Prometto che dalla prossima volta mi sentirete stereo. Beh... <ride> Prometto che dalla prossima volta ho capito quale potrebbe essere il problema e prossima volta mi avrete stereo. Non so quanto vi convenga avere la, la mia voce che vi rompe le scatole in, in stereo. Eh, almeno così, spostate la cuffia, <ride> non vi rompo più di tanto. Allora, vi dicevo, per quanto riguarda i SIEM, faccio una piccola digressione, mm, un cappello introduttivo. Eh, quando ho iniziato l'attività da, da analista SOC mi avevano detto che c'era questo fantomatico mostro sacro questo eh, software dove oddio devi stare attento al click che fai perché potrest, potrebbe succedere il caos stai attento eh, a come... <ride> ah, ok ho letto nel frattempo il, il commento di, di Envy Trap fantastico quindi eh, stavolta va... Ma... <ride> no, mi ascolti per bene. Vi dicevo quindi, stai attento a questo mostro sacro, attento a come cerchi, cosa cerchi. E da lì mi hanno cominciato a... Eh... <ride> Fabio ha spaccato la sista, vabbè ho capito che stasera... <ride> è così, posso anche iniziare a fare le classiche scelette da fare finta di parlare nel frattempo e dire che è colpa dell'audio, però queste magari ce le rinviavo per la prossima live quando facciamo una live a due anche con, eh, con Enano eh, giusto per eh, far impazzire i fonici questo si, si fa di solito eh, quindi stai attento il SIEM a, que a quello che clicchi come fai le ricerche per perché potresti incasinare tutto io dicevo bah, ma davvero un software del genere addirittura può davvero incasinare tutto Eh. Eh sì, effettivamente sì, un software del genere non può incasinare tutto, ma eh, data la mole di dati che gestisce, che deve eh, supportare, che deve correlare, che deve eh, organizzare e quant'altro, se sbagli a impostare l'arco temporale di ricerca è la fine perché mandi davvero in pappa un software. E tu, non dico un'infrastruttura, però tutta una sezione, quella sezione dell'ambiente dell virtuale che gestisce il SIEM. Andiamo per gradi. Che cosa si intende per SIEM? SIEM è l'unione tra SIM e, e SEM. Eh, sta per. Ehm, Oddio, le, la senilità si fa eh, avanti. Security eh, Information Event Management, per l'acronimo eh, preciso, andiamo dal buon Wikipedia perché ovviamente stai lì a ripetertelo eh, tante di quelle volte che dici lo so e poi alla fine me lo, me lo scordo. Security Information ed Event Management, dai questa volta... L'Alzheimer mi ha dato un po' di, eh, di tregua. Cosa fa fondamentalmente il SIEM? Premesso, questa non vuole essere una lezione sul SIEM, non tratterò il SIEM da un punto di vista appunto eh, didattico, ma vorrei, vuole essere una introduzione a quello che è questo eh, strumento. Eh, vi farò vedere l'installazione proprio di Splunk. E, mh, per questa sera poi ci saluteremo così quella di stasera è propedeutica, poi ha ah, una serie di live che vorrei eh, fare successivamente partendo dalla boss of the sock che verrà fatta eh, sabato al romac eh, per cominciare a vedere più nel dettaglio come eh, ragiona un siem per trovare determinate tipologie di eventi Vedremo successivamente quando parleremo del Siem per l'analisi degli eventi, partendo, uh grazie per eh, il suggerimento Ulverania, eh, ti ringrazio è gentilissimo. Andremo a parlare di... Eh, dipende dal Siem, ma spesso ragionano malino. Esatto, dipende dal Siem. Dipende proprio dal SIEM perché ce ne sono alcuni che sono veramente ostici, benché performanti, ma ostici anche graficamente. E vi dicevo, vedremo come si usano durante un'analisi. Parleremo di regex, parleremo di eh, tipologie di eventi, parleremo di firme, quindi andremo a trattare tutta una serie di argomenti che un analista SOC vede fondamentalmente ogni giorno e a volte da per scontato, ma magari potrebbero meritare un minimo di approfondimento. Cosa fa il SIEM? Questa che vediamo è una slide presa ovviamente dal web che mh, la racconta abbondantemente. Fondamentalmente il SIEM fa da aggregatore di log che provengono da varie tipologie di source differenti noi possiamo avere all'interno di un'infrastruttura aziendale chi di noi, chi di voi lavora all'interno di un'azienda può avere più o meno chiaro quello che è come dire eh, il, eh, il disegno all'interno di un'azienda dell'infrastruttura firewall perimetrali una zona di DMZ se ci sta firewall magari di vendor diverso, interno Zona con i server, quindi eh, domain controller, Active Directory, file server, print server, mail server se una struttura. Un'azienda medio-grande, maga magari possiamo avere anche dei sistemi tipo eh, Iron Port for email che vanno a fare da anti-spam, possiamo avere delle soluzioni eh, di vari vendor eh, che fanno da sandboxing, eh, varie a seconda sempre della dimensione dell'azienda. Soluzioni antivirus che sia il, boh, il primo che mi viene in mente, è il Symantec Endpoint Protection, il SEP, Trend Micro, insomma, tirate fuori quello che, che vi pare, dopodiché arriviamo nel, nella parte più bassa dell'azienda, bassa fra virgolette, dove abbiamo le PDL, quindi le workstation, gli utenti, le macchine, eccetera, eccetera. Ognuno di questi device, come ben sappiamo, eh, crea dei log, Registra dei log ad ogni evento che viene registrato all'interno dell'azienda. Eh, questi log vengono inviati al SIEM, il quale li correla, li mette in ordine tra di loro e li rende disponibili all'analista. Eh, buonasera, ho visto, buonasera. Buonasera anche a te. Quindi li rende disponibili all'analista in modo tale da fare che cosa? A ricostruire quello che è il percorso dell'evento. Il buon Fabio che mi manda un'email e questa email, quindi per arrivare nella mia postazione di lavoro, fa tutto il giro di firewall perimetrale, fi secondo firewall, sandbox, perché file, eh, Fabio mi ha messo l'allegato, eh, quindi giustamente la sandbox lo controlla, eh, filtro antispam server mail, il server mail arriva sulla mia postazione, insomma sono tutti eh, device diversi tra di loro, ognuno ovviamente, eh, dimmi nano. Puoi nascondere la chat della regia. Sì. La dimmi se così va meglio. dovremmo essere ci sono un po' di mageggi a fare li vediamo assieme senz'altro disattivo proprio vi ok così non la leggiamo ok perfetto vi, vi vedo dall'altro lato no figurati Ogni tanto allora mi, mi giro per, per leggervi, altrimenti non, uh, non vi ho sul secondo schermo. Va benissimo, nessun problema, quindi ti stavo dicendo: il, vi stavo dicendo questo percorso di qua, della famosa mail che mi fa, eh, che mi manda Fabio, eh, viene tutto correlato banalmente con gli, tramite l'id messaggio dai, eh, dal SIEM. Ogni log ha il suo formato, il firewall avrà il suo, il, la sandbox avrà il suo, il server mail avrà il suo, questo poco importa al SIEM perché lo riesce a correlare. Ovviamente vengono utilizzate tutte delle regole di correlazione e anche la lettura del log, vi farò vedere che il SIEM applica. Dei, um, si chiama parsing come, attività, eh, come operazione per andare a interpretare correttamente il log. Fondamentalmente, cosa fa? Quindi, se lo dovessi come dire, raccontare schematicamente, che cosa fa un SIEM? raccoglie i log gli eventi li normalizza stiamo parlando di uno strumento che comunque sia ha alla base un database quindi inevitabilmente deve normalizzare questo dato che gli arriva e deve estrarre da questi log che riceve le informazioni che io gli ho detto essere interessanti l'IP sorgente l'IP di destinazione, la porta sorgente porta di destinazione, per ora passate i termini anche se poi i vari CM eh, li chiamano source IP, destination IP eh, o destination port, source port eh, il nome della firma che sta matchando oppure il nome del mittente il nome del destinatario, quindi va a tirare fuori Tramite delle regex, noi abbiamo visto con Atway giusto l'ultima live che lui ha fatto eh, il sito regex 101 per l'utilizzo delle regex. Lui utilizzava per eh, lo script che ha fatto. Diciamo che nel SIEM trovano ampia applicazione come strumento. Eh, correla gli eventi, questi eventi correlati. Tramite delle regole eh, entrano a far parte di un sistema di monitoraggio e nel momento in cui scatta l'alert, ecco che il SIEM dà il campanellino d'allarme e in quel caso interviene l'analista per rispondere all'alert o stilare il report. Qui ho messo alert e report, però insomma eh, interviene l'analista. Giusto per fare un esempio, per chi non ha mai avuto a che fare stretto contatto con quello che è il log in formato raw e un log normalizzato e filtrato. Come vi dicevo, quassù abbiamo un esempio di un log in formato raw. Tutte le informazioni sono scritte una accanto all'altra in formato filtrato, quindi dopo che è stato parsato utilizzando regex, abbiamo il, eh, questa struttura qui in basso considerate che questa struttura poi viene eh, utilizzata per tirare fuori le informazioni che ci interessano eh, come vi dicevo ogni log ha la sua struttura ha eh, un suo ordinamento diverso questo significa che il SIEM deve essere in grado ogni categoria di log per ogni tipologia di log source quindi di eh, sorgente che crea questo log di capire qual è la sorgente giusta e andare ad applicare il parsing corretto questa operazione di parsing i cm eh, la fanno ognuno un po a modo, a modo suo ovviamente un cm di casa ibm è utilizza delle, eh, delle regole mh, dei dizionari suoi che saranno diversi utilizzati da, da Splunk o da altri Siem. Quello che vi faccio vedere qui è il famosissimo quarante di Gartner con i top eh, vendor in ambito Siem al giugno del 2021. Ho provato a vedere, ho trovato quello del 2022 e vi posso assicurare che comunque sia la situazione non è cambiata tantissimo. E, lavorando nel, nel settore, eventualmente, se c'è qualcuno live che eh, lavora nel settore e mi vuole confermare o dire la sua di informazione come di esperienza, ovviamente ben accetta, ragazzi, eh, scrivete. E, attualmente quello che i SIEM che si vedono di più in giro fondamentalmente sono due: Splunk e IBM QRadar. Quindi siamo qui. Qui vi riporto, l'ho messo così giusto perché, per eh, avere dei punti di partenza ed eventualmente andare dritti alla fonte. Queste informazioni qua ragazzi, laddove vi potessero servire ovviamente ehm, chiedetemele tranquillamente sul, tramite il canale Discord di Security Shirt, eh, mi trovate lì insomma basta, come dire, eh, taggarmi, eh, possiamo condividere materiali, informazioni, insomma quello che, che vi serve. Parlo direttamente dei due... SIEM eh, eh, su cui mi è capitato di lavorare eh, in maniera più approfondita. Real, curadar dovrebbe sparire dalla faccia della terra. <ride> Guarda, ci ho lavorato su curadar. Eh, diciamo che è stato il primo SIEM su cui ho lavorato e quindi ho la componente eh, emotiva affettiva che mi fa, come dire, dire "Ma no, dai, alla fine se trovi il modo di utilizzarlo è simpatico", però la componente razionale invece ti dà pienamente ragione perché è oggettivamente ostico e soprattutto una delle eh, difficoltà che ho trovato la, eh, lavorando su Curadar, ora non me ne vogliano gli amici di IBM che salutiamo, <ride> eh, no, no, non voglio fare assolutamente eh, cattiva pubblicità perché è uno strumento che oggettivamente ha anche lui il suo perché. E se ci riusciamo, magari porto in, in live anche quello eh, giusto per eh, fare una carrellata. Conoscitiva anche su, su Qradar oggettivamente è uno strumento grosso, che intendo per grosso, per far funzionare uno Splunk in, su una macchina virtuale. Ora um, vi farò vedere l'installazione. È veramente una cosa semplicissima, basta una virtual machine da 4GB vi installate il 4GB di RAM e 4 processori. Vi installate tranquillamente lo Splunk, ok, non sarà il miglior Splunk performante, stiamo parlando sempre di un laboratorio che ognuno di noi può creare eh, sul proprio computer, però te lo crei tranquillamente. Curadar, la versione Community Edition, dà direttive direttamente alla documentazione ufficiale vuole o 13 o 16 giga di RAM è una cosa come da 8 a 10 processori altrimenti non parte minimamente e... stiamo parlando di ovviamente dimensioni 4 volte tanto e... però a ragione del vero devo dire che da curadar l'ho utilizzato per monitorare diversi clienti mi è capitato di vederlo anche un po' più nel dettaglio, a livello eh, non solo architetturale, ma proprio entrando nel core del, del, del prodotto. Oggettivamente è un, è un, è un ottimo prodotto, ribadisco, non voglio fare. Eh, pubblicità occulta. Perché non, eh, IBM non mi paga. Certo, se IBM volesse sostenere Security, cert, noi siamo ben che felici. Eh, dico bene, Fabio. Te lo installi su AVS? Fai prima senza dubbio, assolutamente sì. Però ti devi mettere un'infrastruttura un anche su AVS non indifferente e eh, i costi cominciano a, a lievitare. Eh, <ride> ottimo! Eh, quindi, sì, assolutamente sì. Eh, I costi, però, cominciano a lievitare perché, ribadisco, la, quelle che sono le performance eh, vuole tanta roba. Dall'altro lato abbiamo uno Splunk che in partenza non richiede così tanta eh, potenza macchina. Stiamo parlando, attenzione, mh, non voglio come dire, eh, dire qualcosa di sbagliato, stiamo parlando di versioni Community Edition o versioni comunque sia Only One che possiamo utilizzare a casa per fare dei laboratori, per fare delle demo. Ehm. sto leggendo il, i commenti di Dosuno sono pienamente d'accordo però test va bene anche una cosa minima è esatto se invece è un'azienda allora devi investirci per curare è molto più semplice e intuitivo di Splunk eh, sì dipende. ripetisco ragazzi secondo me dipende un attimino da, dall'approccio che hai per verso il SIEM e da tante altre cose io ho iniziato con Curadar eh, nell'ultimo anno ho fatto un'inversione un di rotta sono passato a Splunk ovvio Splunk magari ve lo faccio vedere nelle prossime live come vi dicevo da un punto di vista grafico è quasi più accattivante, c'è cioè sembra il fratello 2.0, passatemi il termine hashtag figo, di Curadar, in cui abbiamo la, la dashboard interattiva con i grafici che, eh, simpatici, certo su Curadar abbiamo le PALS che fanno questo, Splunk invece c'è le dashboard native, quindi sono due cose da gestire in maniera diversa, però diciamo che dipende da quello che devi monitorare e soprattutto anche da tante volte anche dal budget. Eh, ognuno di loro ha, delle ha dei punti di incontro, eh, delle componenti che tutto sommato si, eh, come dire, si sovrappongono tra di loro, quello che Curadar mi chiama console. E quindi è quello strumento che fondamentalmente va a. Eh, dove io vado a fare le mie ricerche. Vado a. scusatemi che ogni tanto vado leggendo le, le chat. Ok, perfetto. E ora reggo quella di Real. E vi dicevo, la console che in Curadar è quello che fondamentalmente. Su cui tu vai a fare le, le ricerche, vai a fare eh, i controlli, le analisi, vai a, a vederti il, eh, gli eventi correlati e quant'altro. Dall'altro lato si chiama Sarchad, quello che si chiama Event Collector barra Event Processor, dall'altro lato si chiamerà forwarder, Ivi forwarder, quello che si chiama app control app host, perdon su curadar. Dall'altro lato si chiama eh, app, app, eh, app server. anche eh, app control. Stasera la, la, la demenza senia. Proprio sta uscendo alla, alla grande. E, insomma, abbiamo dei punti in comune tra i due Siem. Il funzionamento di base è un po' lo stesso. Quindi abbiamo degli elementi che raccolgono, fanno l'ingestion dei log, li raccolgono, li normalizzano e li sparano verso il motore centrale dove andremo a fare poi le search. Eh, buonasera Rick. E poi su quello si basa quella che è l'attività dell'analista. Stavo leggendo il commento di Real. Curato è stato il mio primo SIEM ho dovuto sudare e piangere per imparare a usare la documentazione che c'è, fa un po' ridere. E se non hai un segno in un azienda qualcuno che lo sa più usare, l'unico che ti può salvare e, oh, bravo, è Jose, Bravo. Esatto. Ecco, se posso fare un appunto agli amici di IBM che sicuramente stanno seguendo la live e diventeranno sostenitori di Security cert, eh, Ragazzi dateci una mano con la documentazione. Lavorando su Curadar, tante volte anche io ho sbattuto la testa contro la documentazione minimale. Mm, a volte è assente, e quindi lì dovevi contattare direttamente il, il supporto e gestirti la cosa direttamente con loro. Viceversa, per quanto riguarda la documentazione di Splunk. Per chi l'ha utilizzato e chi lo usa, eh, avrà notato che la documentazione di Splunk è addirittura troppo vi spiega, c'è cioè una documentazione eh, veramente completa su tutta qua su qualsiasi funzione puoi trovare all'interno del del SIEM. Vediamo se è così. Eccolo qui. E qua trovate veramente tutto quello che vi può eh, essere utile per la gestione del vostro Splunk. Eh, spiegato bene, suddiviso per versioni, eh, prodotti, eccetera, eccetera. Quindi, eh, di contro a quello che è il, le, il mondo documentale di, di Curadar, Splunk sotto questo punto di vista. Da una grandissima mano a, a chi deve gestire il SIEM. Le componentistiche ve ne ho un pochettino parlato. Questa allora. Per quanto riguarda il disegno di un'infrastruttura, ribadisco, non vuole essere questa una lezione rivolta a, una, a come si fa un'architettura Splunk, però diciamo che questa che vi ho portato in, in questa slide racchiude un attimino quella che potrebbe essere una eh, gestione standard all'interno di un'azienda. Di medie dimensioni, dove abbiamo il forwarder, come vi dicevo, che va a raccogliere i dati, li manda all'indexer e da lì abbiamo il, il famoso SERCE, ovvero il nodo sul quale poi andremo a fare le ricerche, eh, che va appunto a ricercare le informazioni raccolte. Arrivato a questo punto, eh, vorrei passare da un punto di vista di chiamiamolo teorico, la, la chiudiamo qui e se non ci sono quei siti, io passerei a mostrarvi rapidamente come è possibile fare un'installazione di Splunk su una normalissima virtual machine che è a nostra disposizione, io la sto mettendo su una Ubuntu server Uh, 2204 lts tirata giù oggi quindi creata ex novo ovviamente ehm, il consiglio vabbè ma un, da un punto di vista di eh, performance è una macchina abbastanza semplice giusto per farvi vedere ne ho dato 4 GB di RAM, 2 processori, quindi eh, 512 di hard disk soltanto perché la voglio preparare per le eh, eventuali future live. Quindi, giusto per come dire, preparare a raccogliere poi i set di dati che verranno direttamente da, dalle varie boss of the SOC. Eh, però avrei potuto dare oggettivamente molto di meno. Inizierei. Innanzitutto, il Splunk è possibile tirarlo giù alla versione gratuita, basta iscriversi. Chiunque si può iscrivere va a tirare giù la versione gratuita. Proviamo a fare l'accesso e da qui, perdonatemi, vediamo se... Mi ricordo la password, mi ricordo la password. Mi sono ricordato la password. Perfetto. Fate l'accesso, vi registrate, fate l'accesso e arrivato a questo punto abbiamo eh, possibilità di scaricare l'installazione l'eseguibile di Splunk sia per il mondo Windows, Linux che Mac OS. Per quanto riguarda il mondo Linux, una cosa simpaticissima e, e di grande aiuto che fa, che so, che fa Splunk è che è possibile, trovo molto comodo, eh, una volta avviato il download, me lo tiro giù qui, va bene, vado a utilizzare direttamente il comando wget. Allora, intanto... Perdonatemi che andiamo direttamente in SSH. Intanto addirittura siamo a 20 partecipanti. Io vi ringrazio ragazzi, troppa fiducia avete nei miei confronti. Vi ringrazio di questo anche Fabio, insomma che si ostina a mandarmi live. Che dire, ti devo una birra. E' Nano che ci supporta, che, che mi supporta e sopporta, dovrò offrire una birra anche a lui, insomma. Allora, andiamo in SSH sulla macchina, però se non vi condivido l'SSH diciamo che non riuscite a vedere, quindi... salva tutto quanto ok perfetto ok sono dentro la macchina arrivato a questo punto mi sposto sotto la cartella temp e vado a fare direttamente qua dentro il download dell'eseguibile Amiamo le sfide, ah, ho capito. Ecco perché eh, siete così in tanti. Cioè Blitz praticamente vi ha mh, ci hanno pagato per assistere. Grazie ragazzi. Cioè, grazie, l'affetto. Allora, la stima nei vostri confronti è tanta. Eh, verso Blitz è ormai è quasi amore. Eh, poi, se mi fate sapere quant'è la quota, magari vedo di andare live più spesso e dividiamo una, una quota, ok? Eh, Rick, noi ringraziamo te, spero che questo vale perché eh, ti ha pagato di più. Hai scritto questo, giusto? Smezziamo. Perfetto, ci sto. Ok, l'ha scaricato, quindi è arrivato a questo punto. Digitata password, sbagliata infatti. Andiamo di pkg menu install splunk e faccio, comincio a spacchettare splunk. Vediamo. Attendiamo un attimino, qua ci vorrebbe uno stacchetto musicale, ecco cosa serve Fabio, uno stacchetto musicale per i momenti... Ricca, eseguito da Privesk, grazie mille, grazie. È arrivato a questo punto Rick ci vediamo al eh, Romac una birra anche per te offerta da Security Cert e da Fabio ovviamente si vede poco puoi ingrandire ci provo ditemi se così va meglio anche dal live vedo, credo sia eh, un po' più grande. Perfetto, mi sposto sotto OPT Splunk bin e arrivato a questo punto faccio partire Splunk. Andiamo giù, ho letto tutto, assolutamente sì, sono sicuramente sicuro. Administrator, questa sarà l'utenza da administra administrator. Facciamola semplice. Blitz. Questa mi manca come, come animazione, perdonami, poi aiutatemi, sono ancora un neofita di, di Twitch. ma che sei vecchio assolutamente dovremmo esserci arrivato a questo punto service start service splunk avviamo il nostro splunk e se non abbiamo fatto cappellate Ovviamente abbiamo plurare maiestatis, ma l'ho fatta io, la cappellata, giustamente direte voi. Ah, fa il tifo per me. Grazie, 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 grazie. Dai, rispetto alla live dell'altra volta, Fabio è un, è un po' meglio, mi sto balbettando di meno. Certo, non garantisco sulla qualità delle informazioni che sto dando io, eh, però... Almeno ci siamo, siamo un po' più sciolti. Ricordami di P132. Quindi andiamo su 192, 168, 120. Eccolo qui, 132 porta 8000. E se abbiamo fatto bene, questo è il nostro Splunk attivo. utilizzo per entrare le credenziali che gli ho dato durante l'avvio della macchina ed ecco che sto dentro in questa istante abbiamo un SIEM potenzialmente funzionante potenzialmente che possiamo configurare per raccogliere eh, tutta una serie di dati che possono eh, arrivare eh, ragazzi, qua però mi distrae, qua, qua c'è anche il pacchetto. Una subs to viewer ha regalato un abbonamento a Lazy Egg, fantastico! <ride> Dimostra la mia fiducia così. Ragazzi, così però mi fate venire l'ansia da prestazione e quindi mo comincio a balbettare. Scherzi a parte. Abbiamo il nostro Splunk fondamentalmente funzionante, quindi arrivato a questo punto siamo pronti a. Eh, <ride> anche in anno, ovviamente, eh, non potevi mancare, grazie. Siamo pronti a raccogliere i dati. Possiamo fare un tour rapidissimo di quello che è il SIEM. Eventualmente eh, raccogliamo. Eh, magari eh, Fabio, eh, dammi una manina, dammi una mano in tal senso. Piccolo sondaggino sul eh, Discord di Security Cert. F approfondimento su Siem, quale? Splunk, Curadar o altro? E altro, dipende chi lo propone, ovviamente vince una live per eh, condividere l'approfondimento. Eh quindi per vedere i singoli componenti, parlare nel modo più dettagliato del SIEM e vedere più da vicino le singole componentistiche. Intanto vi faccio come dire, un escursus rapidissimo di quello che vedo qui. Zona centrale dove posso fare il tour del prodotto, aggiungere i dati, andare nell'esplorazione, quindi nella zona di ricerca, oppure andare alla gestione delle app. Le app le abbiamo qui nella zona di sinistra. Cosa sono le app secondo Splunk? Le app sono intese o come eh, un po' il significato che diamo noi all'app del, dello smartphone, quindi delle applicazioni aggiuntive che possono essere installate all'interno del nostro SIEM e che mi consentono di aggiungere funzionalità aggiuntive. Ad esempio, se io devo eh, connettere al... Alla... Grazie, grazie. Credo sia una cosa positiva. Ribadisco la mia incompetenza su Twitch, ma se è una cosa positiva, ti ringrazio. Mettiamo di pressione qualche sub. Quindi, se devo aggiungere... Una, una log source esterna, il mio firewall Fortinet, posso agganciare quella che è l'app ufficiale di Fortinet in modo tale da andare ad aggiungere delle funzionalità native già sviluppate direttamente da mh, soggetti terzi e che vanno come dire a mh, migliorare. Il livello di eh, monitoraggio relativamente a quella tipologia di log. Eh, queste sono delle dashboard, quindi già preconfezionate presenti nell'app. Dietro ogni dashboard c'è una search. Allora, come ragiona il Splunk, come ragiona il SIEM in generale? Abbiamo delle search, quindi delle ricerche che vengono fatte nel momento in cui il SIEM trova un match con quella search che ho impostato. Fa partire l'azione. L'azione può essere o un grafico del genere un, eh, sulla dashboard, un punto, un, una nuova riga su, sugli eventi. Può far partire un alert. È possibile configurare all'interno di Splunk le, degli alert e delle azioni in modo tale da inviare su Telegram un messaggino nel momento in cui ho una particolare attività o la faccio mandare su, su discord magari il gio non è presente qua perché quella è un'app è eh, un'integrazione eh, direttamente da codice eh, posso far mandare su, un su una, una chat del canale di security cert un alert nel momento in cui lo splunk che installeremo eh, nelle prossime, nei prossimi laboratori nelle prossime live metterà un qualche alert Ovviamente questo eh, ragionamenti da fare, come dire, per eh, in base al tipo di monitoraggio che si sta facendo. Se io in azienda eh, faccio monitoraggio lunedì venerdì 8:20, ma voglio comunque sia stare tranquillo nel weekend magari potrei attivare il, il messaggio su Telegram nel momento in cui o oh, viene matchata una search relativa a un attacco DOS o un brute force o comunque sia un'azione un particolare che viene riscontrata così il CME nei, nei giorni in cui non sto monitorando attivamente mi manda appunto questo, questo messaggio è possibile andare a vedere tutte le app disponibili su questo portale che è Splunk Base pubblico si fa l'accesso sempre tramite il sito ufficiale di Splunk mi registro scarico il software dopodiché Accedo a tutte le app disponibili su Splunk Base, da qui scarico l'app, il punto eh, GZ, lo installo all'interno del mio SIEM e da questo momento in poi aggiungo la funzionalità al SIEM. Quindi, qui nella zona di sinistra abbiamo queste app, ma per app non intendiamo soltanto quindi un'applicazione relativa a determinate funzioni. Che si possono aggiungere relative, vi dicevo poc'anzi, al vendor di turno, al Fortinet di turno, ma si intende anche una, eh, un insieme di dashboard, search e allarmi e quant'altro che io posso inserire e, come dire, impacchettare all'interno di questa app relative a un cliente. Immaginate un'installazione multi-tenant, quindi un'installazione che Fatta all'interno di un SOC che deve gestire più clienti contemporaneamente, andare a gestire qui in eh, verticale ognuno di questi clienti con al suo interno quindi le ricerche relative, i report, gli allarmi, le dashboard eh, customizzate per quel cliente. Ovviamente è molto più semplice. Gli analisti che devono come dire, controllare eh, contemporaneamente più clienti. Ovviamente là poi ci sono come dire, delle, degli escamotage che si possono eh, trovare per avere magari dei, degli alert generici qui in home page in modo tale da avere subito. A prima vista, quella che potrebbe essere una, una firma IPS che sta scattando ed è soltanto in detect, e non è droppata, ad esempio una, una scansione che mi sta arrivando, la classica firma Census scan che arriva e ce l'ho in detected perché il mio IPS non è tunato correttamente. Magari mi metto qui l'alert. Mi compare il numerino, clicco, vado a vedere qual è il cliente di riferimento e dopodiché entro in azione con quelle che sono le azioni di analisi dell'evento e, e ovviamente di remediation. Io sto parlando di queste fasi di qua dando per scontato che si sappia in generale quali sono le fasi di gestione di un incidente informatico che sia reale che sia un eh, com, come viene chiamato falso positivo, quindi un incidente che in realtà non dovrebbe scattare. Lo do quasi per scontato, eh, in realtà c'è tutta una eh, come dire un, una lunga lista di argomenti che meriterebbero. Di essere trattati proprio sull'incident sull response, le fasi di un'analisi, eh, la modalità di analisi che prenderebbero parecchio, parecchio tempo. Anche lì, eventualmente, eh, siamo sempre disponibili. Scrivete sul, sul canale Discord pingate me o il buon Fabio o qualcun altro dei, dei creator e vedremo di eh, come dire, soddisfare eventualmente anche queste tipologie di, di, di richieste e fare queste tipologie di approfondimenti attualmente dentro il mio splunk non ho nulla cosa faccio provo a inserire come fonte di dati lo stesso server su cui è installata la macchina. Parto da questo. Dopodiché, in prossima volta andremo a vedere come eh, mitico Blitz, che ricorda il canale Discord. Eh, andremo a vedere, prossima volta, come configurare una eh, log source esterna. Andare a prendere dei dati dall'esterno. In virtù del fatto che la log source esterna, quindi il forwarder esterno, riceverà i dati dalla macchina potenzialmente vulnerabile, e ne parlavo durante la live di prova. L'idea è sempre quella: partire da quelle che sono le esperienze e i laboratori che hanno messo su i colleghi Attaway, Rocco e anche gli altri, prendere quelle esperienze di lì. Quelle scansioni, quelle mh, vulnerabilità che hanno riscontrato su determinate tipologie di, di, di macchine, mettergli dietro un SIEM e dire ok, va bene, voi siete riusciti a ottenere queste informazioni, vi faccio vedere io dall'altro lato della barricata cosa riusciamo a ottenere. Vado ad aggiungere all'interno del mio Splunk che cosa? La cartella che raccoglie log, quindi var log. Vado a prendere tutta la cartella direttamente, seleziono, avanti, da qui posso tranquillamente andare avanti se non voglio applicare delle customizzazioni particolari, avvia la ricerca. Ecco che lui si va a cercare all'interno della mia cartella varlog e mi fa vedere tutta una serie di informazioni relativi ai log che sono stati registrati con eh, l'orario in cui è stato startato Splunk, l'interfaccia su cui è disponibile, eccetera, eccetera, ma vediamo se lo riesco a fare in tempo reale. Dovrei scriverlo correttamente. Facciamo un sudo su. Ecco che divento root. E eh, se vado a fare una ricerca qui banalmente per root, dovrei ottenere. Ovviamente il fuso orario ora sono le 22. Lui dovrei impostare il fuso orario. Eh, lui è settato su TC, quindi lo dovrei mettere col fuso orario eh, italiano. Ecco che, però, in tempo reale lui mi va a tirare giù l'informazione che qualcuno, Fostox, è diventato root. Fa da sé che un'informazione del genere ovviamente può essere monitorata, può essere monitorata per vedere quali sono eh, gli utenti che in qualsiasi istante tentano o riescono a fare accesso su un determinato server come root da qui ovviamente in questo istante che tipo di informazione mi va a dare lui lui mi va a dire l'host da dove ha percepito, ha ricevuto questo log e in questo caso io gli ho lasciato il nome FOST SRV che è il log di partenza da dove è l'host di partenza qual è il file specifico che, dove ha riscontrato questo log ovviamente l'orario in cui è stato registrato questo log e il tipo di messaggio, quindi session opened for user root. Ovviamente, io ho messo soltanto root e soltanto per questa tipologia di, eh, di host che è e per la cartella varlog. La barra della ricerca, ricordate, non so se ricordate, all'inizio della live vi ho detto che quando ho iniziato a lavorare nel SOC mi è stato detto stai attento a quello che clicchi perché se no fai mandi in pappa il SIEM Effettivamente se noi andiamo a giocare tra i campi ricerca e soprattutto l'arco temporale, riusciamo, eh, rischiamo di creare dei danni non indifferenti. Andare a cercare su tutti gli host. Presenti in azienda eh, un'informazione come root e basta, e in un arco temporale, sempre quindi dal primo log che il Siem ha registrato fino ad oggi. Diciamo che quando accade una cosa del genere generalmente c'è poi il security architect che gestisce il SIEM che viene con trasformato eh, in eh, Lucifero e comincia a fare strage tipo Rambo quando se la prende con... Eh, Quei poliziotti si, insomma, si mette la, la benda in testa e comincia a... Tipo quando Fabio si arrabbia perché sbaglio a mettere i titoli sulla live, vado live senza, senza il titolo. Eh, però Fabio, noi ti vogliamo bene lo stesso. Sì, ti ho messo in mezzo e, ed è simpatica come cosa. E tanto lo so che me la farà pagare venerdì quando verrò alla, allo stand di Ponix. e ti dirò ciao Fabio come vai e le pagherò tutte, le so, so benissimo quindi vi dicevo eh, andare a fare delle ricerche piuttosto mirate è sempre un qualcosa molto utile per esperienza Suggerisco sempre ai ragazzi eh, del SOC di partire da ricerche sempre più larghe e man mano andiamoci restringendo verso quello che effettivamente dobbiamo cercare, perché partire da qualcosa di estremamente puntuale rischia. Di eh, tagliare fuori il risultato che ci serve, ma soprattutto da un punto di vista temporale, partiamo dal, dall'arco temporale strettamente necessario. Se io devo cercare un evento relativo a una connessione verso un sito potenzialmente malevolo, non prendo la URL, la schiaffo qui nella ricerca e comincio a ad andare eh, arco temporale sempre quindi vediamo chi dalla notte dei tempi ha cercato questa informazione no, parto in un arco temporale molto stretto nell'ultima ora nell'ultima mezz'ora eh, al massimo quattro ore vediamo che tipo di risultati ottengo dopodiché basandomi su quei risultati comincio a scremare tutto quello che non mi serve è un po' come se io dovessi perfezionare questa ricerca che ho qui davanti per ottenere soltanto le sessioni aperte come root delle ultime tot ore. Ovviamente eh, Splunk l'ho appena installato, questa è una macchina che ha davvero pochissime ore di vita, quindi non posso sperare di eh, avere risultati enormi, però che cosa faccio? Vado a studiare innanzitutto il log e parto da quella che è la cosa interessante di questo log, ovvero la dicitura session operand for user root. Vado a prendere questa sintassi qui, e piuttosto che digitare root e basta, io la vado a copiare dentro. Non vado a mettere sempre, ma vado a prendere un arco temporale abbastanza ristretto, 15 minuti. Ed ecco che ottengo l'informazione che mi serve. Arrivato a questo punto, posso mh, ampliare l'arco temporale in base a quello che effettivamente mi cerca. Quindi, eh, mi serve. Quindi se devo andare a cercare una sessione aperta per eh, ingegneria della query suggerisce Ulverani esatto, esatto, ingegneria della query andare a sbagliare una query all'interno di un SIEM significa eh, passatemi il termine incriccarlo cioè si rischia di fare un danno veramente enorme, che il, si è costretti poi a riavviare il Siem. Riavviare il Siem è una cosa che generalmente si fa tenendo una mano laddove non batte il sole, nella zona scongiurale del corpo, l'altra col cornetto in mano e la terza mano che nel frattempo eh, eh, tenta di chiamare la Madonna di Lourdes. Perché è sempre una cosa abbastanza delicata, il Siem in azienda non è un quale, una macchina come questa che abbiamo installato, ha dietro tutta un'infrastruttura un un, un abbastanza complessa e quindi non è così, non si riavvia così a cuore leggero. E chi lavora nel, nel settore, insomma, <ride> spero, penso che possa darmi un, un minimo di, di conforto e, e, e ragione. Arrivato a questo punto, vi dicevo, sono partito, visto che nei 15 minuti ottengo effettivamente l'informazione che mi serve, arrivato a questo punto posso ampliare la mia ricerca ed ecco che ottengo nelle ultime 4 ore tutte le sessioni come root che sono state aperte all'interno della mia macchina questo è un esempio stupido banale che abbiamo fatto su sull'accesso tramite root e durante le attività di monitoraggio di, di ricerche del genere ovviamente ne possono capitare eh, di tutti i tipi. Generalmente la, uh, come dire, la tipologia di, di query che vengono fatte sono tantissime a seconda di quello che si sta cercando ed esistono anche varie strutture per eh, sintattiche per perfezionare le query. Esistono delle, dei, ca ehm, dei campi, sì, esatto, delle parole chiave, par pardon. Per migliorare questi risultati di qua, ad esempio, voglio sapere quante volte root ha fatto l'accesso. Ma lo voglio. Lo voglio raccolto per, quindi, in questo istante io gli sto dicendo, ok, va bene, questo è il risultato. Però fammi a fare un conteggio per e vado a dire ora qual è il eh, campo che deve tenere in considerazione. Stiamo parlando, allora, nell'esempio che vi sto facendo vedere, ovviamente parliamo di una macchina che non è stata eh, tunata. È una macchina mh, sulla quale abbiamo preso soltanto dei log generici di autenticazione. Quindi abbiamo una base dati piuttosto scarna. Vedremo successivamente, vediamo se in caso riesco a mandarla live stasera altrimenti aspetteremo la prossima che è esattamente tra 15 giorni eh, per parlare della boss of the sock che è stata fatta ehm... ora ti rispondo Rick ho visto ad occhiato merita approfondimento il tuo commento eh, vi dicevo Boss of the Sock che verrà trattata durante il ROMAC e noi vedremo la nostra di risoluzione della Boss of the Sock eh, esattamente tra due settimane fatemi vedere intanto se ho la macchina qui ovviamente no, ma va bene così andremo live dopo la Boss of the Sock ufficiale quindi vi dicevo qui abbiamo 5 eh, eventi, raggruppo per host nel momento in cui vado a fare invio, ecco che lui mi dà il nome host e il numero degli eventi che ha riscontrato. Se proviamo a giocare un attimino di fantasia e invece di, del nome host preciso qui vado a mettere un bel asterisco e quindi vado a fare questa ricerca su tutti gli host. Disponibili all'interno del mio asset aziendale, ecco che qui magari avrò non soltanto un risultato, ma ne avrò diversi, con tutti i vari accessi, il conteggio degli accessi come root che sono stati fatti. Da qui in poi, clic col tasto sinistro, visualizza gli eventi e tutto il resto, come direbbe qualcuno, è storia. Rick. Dice facciamo brainstorming. Io propongo di introdurre nell'azienda il CM di backup. Cioè mi non vorrei capire male il tuo commento. Mi mi dai una mano, mi spieghi meglio? Il CM di backup intendi rispetto a quello ufficiale? Attendo Rick. Ok, mentre attendiamo Rick, provo... provo ad andare un attimino avanti, dopodiché se nel frattempo vedo che rispondi Rick ti commentiamo con, uh, con piacere l'intervento. Quello che vi ho fatto vedere, come vi dicevo, è una funzionalità di base di Splunk. Ho iniziato la live parlandovi della boss of the sock. Boss of the sock, la di... Ah eccomi, scusami, nulla di che. Prima hai detto di non fare query che possono rompere il sim quindi mettere due sim. Se il primo va giù, motivo c'è l'altro di backup. Ti do ragione fino a un certo punto, perdonami, perché immagina un'infrastruttura dove il SIEM in, in produzione si, sta su una macchina con eh, 32 core, 64 giga di RAM e non so quante tera di hard disk. L'azienda li spende soldi per creare un backup su questo? ok esiste il cloud li spende i soldi per creare un backup su questo? generalmente il, allora io poco fa è vero ho parlato che se uno sbaglia a fare la, la, la query rischia di, di rompere il simiam mm, forse sono stato troppo generico nell'affermazione provo a stringere un po' quello che era, intendevo dire il concetto che intendevo passare nel momento in cui ho una macchina che mi sta facendo un SIEM, che mi sta facendo una gestione di dati di una eh, medio grande struttura. Medio grande struttura io immagino da 2 a 4.000 server circa un centinaio di. Eh, firewall, eh, sistemi proxy e robe varie eh, una, de una decina tra server, mail e roba varia ovviamente sparsi per il territorio nazionale quindi mh, una grande azienda tutto sommato eh, ovviamente loro avranno una infrastruttura Tale che nel momento in cui vede che la macchina sta cominciando a entrare in crisi, lancia i primi alert. Esistono degli alert anche sul eh, che vanno a monitorare le performance del Siem. Noi qui vediamo questo bel pallino verde simpaticissimo e magari lo riuscissimo a vedere tutti i giorni in ufficio. E tante volte questo bel pallino verde non è verde, assume altri colori ed è arrivato a quel punto che. Eh... Interveniamo per capire che cosa sta succedendo e ovviamente andare a tunare per tempo la macchina. Per esperienza, vi posso dire che il SIEM eh, che ho visto incriccare durante l'attività lavorativa: perché capita, ragazzi, cioè può capitare a tutti, può capitare la search lanciata male e arrivata a quel punto tu blocchi il SIEM. però hai sempre l'accesso tramite SSH sulla console, puoi andare a vedere che cosa sta succedendo. Ti rendi conto che è stata fatta una search tremenda e bruttissima. La pialli, la butti giù e il SIEM si comincia a riprendere. Difficilmente lo riavvii. Stavo vedendo. Uh, I commenti, perdonatemi. Sono arrivato un po' tardi, nulla di che, ok, Paolo. Eh, comunque basterebbe che fossero impedite le ricerche con un numero troppo alto di risultati. Mi pare assurdo che si possa indicare così. Eh, però in generale resta single point failure? Sì. Non si farebbe prima semplicemente riavviando il CM e rimuovendo i processi in background della query? Allora, eh, non so quanto ci vuole. Ok, Re Real risponde. Vado per gradi. Eh, Paolo, comunque basterebbe che fossero impedite le ricerche con un numero troppo alto di risultati. Ok, ci può stare, dipende quello che stai facendo ti do pienamente ragione, l'errore in query purtroppo può capitare anche agli analisti più esperti perché tante volte ti chiedono eh, gli accessi di un uh, personaggio per fare delle, non lo so, delle analisi interne, delle indagini o perché è stato scoperto un qualcosa che è successo. 5 mesi fa, e quindi devi tirare giù tutti gli accessi VPN di un singolo utente negli ultimi 5 mesi, precisa per con quanto tu possa fare la query nella maniera più, ehm, più ottimale, non si dice, eh, o nella maniera migliore del mondo, e comunque sia una query pesante. E quindi o spezzi l'arco temporale e vai di mese in mese, o se ti scappa il click e metti un anno di fila ci sta che arrivato a un certo punto, se il SIEM comincia a rallentare, tu devi per forza stoppare quella query, renderti conto che non la puoi lanciare e quindi spezzare i risultati. Fermo restando che esistono dei ruoli all'interno dei SIEM che io posso andare a confezionare e assegnare ai singoli utenti in modo tale da andare a dire eh, questo singolo utente può ottenere. Questi permessi può fare queste cose e posso ovviamente andare a creare delle, eh, dei ruoli personalizzati in virtù di quelle che eh, le funzionalità che voglio abilitare su quel determinato ruolo. Quindi Splunk mi consente di entrare così tanto nel dettaglio e vado a memoria perché non uso curadar da eh, quasi un anno. Eh, credo che eh, chi, di, chi di voi ragazzi lo usa quotidianamente magari datemi conferma oppure no ma anche su Curadar c'è una uh, customizzazione forse non così tanto dettagliata ma anche Curadar prevede una customizzazione del genere ehm... non si farebbe prima semplicemente riavviando il CM e rimuovendo i processi in background della query? sì per esperienza si parte sempre al contrario. Vediamo qual è la query che sta. Eh, il processo che sta prendendo più spazio all'interno del SIEM. Inizio ad eliminare quello. Solo in casi estremi provvedo al riavvio del SIEM. Quanto ci vuole a riavviare un SIEM? Ho letto sotto curadar tipo 5-10 minuti. Eh, sì, dipende sempre dalle dimensioni che ha il SIEM quindi dipende sempre da, eh, dall'infrastruttura del SIEM stesso. Occhio, quando parliamo di riavviare un SIEM, non stiamo parlando di un singolo nodo, ma vorrei riprendere, vediamo, eh. nel momento in cui vado a riavviare un SIEM, non, non, non ho un solo nodo da riavviare, ho da riavviare più nodi. Quindi devo andare a capire qual è il nodo incriminato ed eventualmente intervenire su quello. È possibile che uno degli indexer, quindi una delle virtual machine che si occupa di, eh, della gestione dei dati che riceve dal forwarder, sia incriccato e allora intervengo solo su quello, non riavvio. Tutto. Tutto il mostro SIEM. Quindi quando io vado a parlare di si, incricca il SIEM, devo riavviare il SIEM, eh, non l'ho specificato, mia colpa, parlo sempre di una eh, generalmente una parte dei vari nodi eh, del SIEM. Ovvio, se devo fare un qualcosa perché vedo che si è incriccato e non riesco più a far risalire in nessun modo la macchina e i servizi partirò nodo per nodo e me li farò un po' tutti però quello è proprio credo di, di aver fatto un'attività del genere forse una o due volte in, negli ultimi cinque anni provo ad andare avanti in pratica il sim si frizza per i troppi dati se piani il processo della query giustamente si riprende ovviamente sì e ovviamente nel momento in cui prendo la query incriminata la vado a togliere e lui eh, si riprende giustamente mi viene da, da commentare ulteriormente questo, questo tuo appunto, Dosuno, spero di averlo pronunciato bene e nel momento in cui io vado a fare una query che va a eh, che rischia di incriccare un SIEM, Sicuramente non è una query semplice, cioè, non è. Fammi vedere quanti root ho eh, nella mia, eh, eccolo qua. Eh, quanti utenti hanno fatto l'accesso con root eh, nelle ultime 24 ore. Questo è semplice come query. Anche se io gli dicessi fammi a cercare eh, gli accessi come root eh, nell'ultimo anno e fra virgolette, semplice come query per un SIEM. Il danno è nel momento in cui comincio a fare delle query più complesse quindi a correlare dei dati all'interno della query, Fammi a prendere le email che sono state inviate da Fabio verso Claudio. E io so che le email, però mh, voglio vedere se quelle email sono passate correttamente da. Fortinet, eh, anti spam, server mail. Quindi creo questa correlazione fra questi tre log source per quel mittente e quel destinatario. Là già cominciamo a parlare di una query interessante che prevede una correlazione di eventi e quindi è una query un po' più complessa per il SIEM. Se poi sbaglio, gli do negli ultimi 5 anni. Ecco che si incricca. Sistema dovrebbe impedirlo di bloccarsi, teoricamente sì, lì entrano in, in gioco una serie di eh, alert che io posso impostare su Splunk. Ripeto, il famoso pallino verde. Io lo posso impostare in modo tale che appena il, eh, il lavoro della CPU comincia ad arrivare al 70%. Ecco che il, mi compare eh, l'alert qua l'allarme e io posso andare a intervenire per eh, se l'infrastruttura la, 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 la sto gestendo io magari faccio un intervento sulla virtual machine e per il momento eh, vedo di aumentare le performance della macchina oppure vedo di capire qual è la query o il processo che sta eh, incubando più risorse e più dati e vedo di capire se deve essere stoppato se è stato lanciato per sbaglio o quant'altro se fosse così semplice non sarebbe esatto se cerchi un qualcosa su 100 host in un arco temporale immenso è un'altra cosa come giustamente detto bisognerebbe sperare eh, la ricerca o dividerla per host esatto esatto. adesso il problema è più chiaro grazie, splittare infatti sperare eh... ok, Di splittare la query e dividerla per host assolutamente sì hai assolutamente ragione e in questi casi è meglio prendere una porzione di risultati per volta. Si rischia di non ottenere. Rischi magari di non incriccare il sistema ma non ottenere quello che ti serve. E quindi abbiamo combinato nulla fondamentalmente. Quindi è arrivato a un certo punto, prendi il tuo problema, lo splitti in micro problemi e cominci a ottenere le, le risposte per ogni eh, microproblema e poi al, a, nella peggiore delle ipotesi vai ad unire le cose Splunk consente di eh, tra i vari strumenti mh, ve ne, lo so che non continuo di ve ne parlerò un ringraziamento per il foothold grazie mille eh, poi Fabio mi farà un corso d'aggiornamento su questi alert che arrivano su Twitch, però credo sia una cosa positiva e quindi grazie. Eh. Indexer, searchd e forward and failover bilanciati, tanti soldi, ma dipende se puoi permetterti buchi di log o downtime. Eh. Benvenuto nella <ride> No, premessa, ti do assolutamente ragione benvenuta nel, nel più classico dei meme che esistono sul web soldi prima soldi per la cyber security soldi dopo si rendono conto che forse spend, le, le aziende in generale eh, si rendono conto che forse conviene spendere qualcosina in più per eh, il CM e device vari soltanto dopo che va bene, tutto il resto è storia però assolutamente ti do d'accordo, ti do ragione. Che dire ragazzi, eh, so che le cose che vi ho detto vedremo prossima volta, vedremo prossima volta, prossima volta sono tante, però oggettivamente eh, parlando dei SIEM le cose sono veramente tante. Perché da qui potremmo fare una, eh, una live solo ed esclusivamente sugli strumenti di ricerca, quindi quali sono le parole chiave che possiamo utilizzare. E, io poco fa vi ho fatto vedere questo comando che è lo stats count. Eh, Abbiamo altri comandi per gestire le regex, altri comandi per vedere il risultato in forma tabellare, le subsearch, insomma abbiamo tante cose lì, basterebbe, non, non basterebbe una live per vederle tutte. E su Splunk possiamo poi agganciare dei pezzi eh, aggiuntivi, vi ho parlato delle app. Inizialmente vi ho fatto l'esempio dell'app di Telegram e eh, di Fortinet, possiamo aggiungere ulteriori app interessanti per far diventare il nostro Splunk eh, uno strumento utile anche per chi fa threat intelligence. Ora so che i puristi della threat intelligence magari mi tireranno dietro qualche maledizione, però oggettivamente... Eh, anche Splunk ci dà, dà una grandissima mano perché può essere integrato con vari servizi terzi eh, di thread crow e altri strumenti simili posso all'interno del mio Splunk andare a inserire delle integrazioni con quelli che sono gli strumenti più famosi di Vulnerability Scanner, ad esempio Nessus, non me lo fa vedere, però so che c'è. E... Vediamo, Vulnerability Scanner, eccolo qua. La versione installata non è aggiornata. Perfetto, cerchiamo su Splunk Base. Eccola, l'app che mi consente di integrare. Eh, I risultati di Nessus all'interno del, del mio Splunk in modo tale dice, che ce ne facciamo. Vado a prendere, vado a fare il mio vulnerability assessment all'interno dell'infrastruttura aziendale, dopodiché il risultato lo ributto dentro Splunk. Ecco che ho all'interno di Splunk. Eh, la gestione degli host con le vulnerabilità riscontrate e magari anche l'asset inventory senza doverlo andarlo a chiedere ai colleghi dei sistemi o ai clienti o altro, quindi ottengo in maniera fra virgolette passiva quello che è un asset inventory. Ehm. Pardon, mi ero perso qualche commento. La classica bilancia conviene spendere oro pagare dopo? Esatto, bravissimo. Nel corso di Community Management di CompTIA dicono che se la prassi sarebbe un pezzettino più ogni anno per andare a essere compliant. Esatto. Esatto. Diciamo che mh, ci sono tante eh, best practice che potrebbero essere applicate eh, per appunto far fronte eh, pezzo per volta quelle che possono essere le esigenze eh, stiamo sempre lì riuscire a eh, trasmettere alle, alle aziende questa esigenza e questa come dire necessità per eh, mh, come, aiutatemi per evitare di dover pagare dopo proprio come dici tu eh, spendo ora o pago dopo avere dei sistemi del genere che tutto sommato vanno a monitorare costantemente il, eh, tutta l'infrastruttura aziendale e comunque sia mh, mi danno una mano per tante cose ovviamente dal mio punto di vista però è un punto di vista meramente tecnico è più che utile da buon analista Next step, chi fa analisi, insomma, sa che nel momento in cui l'analisi è finita, andiamo a delineare i next step. Quindi suggerimenti per il futuro. Cosa vorrei vedere eh, nelle prossime volte? Vi ho detto eh, sabato, per chi di voi sta a Romac, ci venga a salutare. Me il buon Fabio, so che c'è anche Atway, farà un intervento alla Romac. So che c'è Rocco. E quindi trova ci trovate lì e daremo fastidio agli amici di Ponyx al loro stand saremo molesti non con loro che sono tanto simpatici ma con chi ci verrà a salutare e sabato ci sarà l'evento Splunk con la boss of the sock dopodiché per, le prossime, per la prossima live proveremo ad affrontare quella che è la boss of the sock eh, by security cert vi consiglio per quanto riguarda eh, la boss of the sock eh, di laddove vi va di eh, preparare la macchina in modo tale che poi la facciamo assieme durante la prossima live o tirate giù la Boss of the Sock versione 1 GitHub. Esistono tre versioni: questa è la versione 1. Abbiamo anche la versione 2 e la versione 3. Vorrei farle tutte e tre, quindi anche con eh, il vostro supporto. Eh, perché no? Scriveteci su, su Discord. Magari facciamo una. Una live combo con, con qualcuno di voi assolutamente, sarebbe divertentissimo. E da qui tirate giù il dataset della Boss of the Sock versione 1, è presente anche versione 2, versione 3, oppure se siete pigri vi suggerisco questo sito qua cyberdefenders.org rientra tra quelli che eh, sono i siti che mh, personalmente uso ogni tanto per eh, fare qualche ctf passare ripassare studiare e insieme ad altri siti quali Blue Team Labs il famosissimo Triac.me ovviamente Ponyx eccetera eccetera quindi da mettere nella infinita lista dei siti da, su cui ogni tanto andare a giocare e su Cyber Defenders possiamo una volta registrati andare a tirare giù quelle che sono le virtual machine già con il dataset installato una volta con il dataset installato qui basta semplicemente tirare giù ovviamente si tira giù un file di una macchina in, eh, virtuale .ova, tutte le eh, come dire, informazioni necessarie per l'installazione lo trovate qui direttamente sul, sulla pagina centrale è possibile vedere i dettagli delle varie challenge eh, ci sono varie domande quindi la struttura è quella proprio da, da ctf a tutti gli effetti avete un dataset qui vi vengono date dei, delle domande e in base alle search e alle analisi che vengono fatte non soltanto su splunk perché qui sono presenti anche delle informazioni che eh, prevedono una ricerca della, della risposta anche all'esterno quindi nel mondo web partendo dal famosissimo Virus Total passando per eh, ThreatCrow e altri siti del genere e si va a rispondere alle domande lo scenario della Boss of the Sock versione 1 da quello che hanno scritto su... Eh, sul sito del romac non hanno specificato quindi penso però questa è una mia eh, supposizione facciano la versione 1 eh, non, non sono riuscito a trovare la, la versione che faranno non so se qualcuno di voi l'ha trovata eh, se dovessero fare la, la boss of the sock versione 1 quello che si andrà ad analizzare è un doppio scenario eh, relativo a una compromissione, un defacement del sito web e successivamente una eh, compromissione dovuta a un, uh, a un ransomware. Vi, da, vi ribadisco, la macchina contiene già un set, il set di dati precaricato con tutti i log dei vari device che servono per portare avanti questa analisi è divertente per chi non l'ha fatta suggerisco di farla per chi eh, non c'ha voglia o la vuole fare o la vuole fare assieme eh, scriveteci sul, sul canale discord e insomma ci organizziamo per vederla assieme la, la prossima volta che dire Fabio Uh, ragazzi, intanto 15 spettatori live, io vi ringrazio tutti e 15, vi ringrazio soprattutto per la fiducia. Se non ci sono altre domande, io comincerei ad andare verso la fine di questa live. Ovviamente vi ricordo che poi saremo online sul canale Discord. Security shirt ci trovate su LinkedIn. La live, una volta terminata, verrà uh, caricata. Eh, su YouTube, quindi sarà possibile rivederla su YouTube. Mh, qualora voleste vedere i passaggi per l'installazione di, di Splunk, anche se avete visto sono eh, semplicissimi. Basta andare su YouTube e trovate tutto quanto. Da lì, poi ribadisco: o tirate giù il dataset della Boss of the Sock oppure Cyber Defenders. Io sto come si fa a prendere il compenso per aver seguito la live. Vieni venerdì 23 al ROMAC, allo stand di Ponyx, troverai il buon Fabio, lo riconosci perché è quello con la busta in mano, deve pagare tutti voi, quindi ragazzi eh, avrà la busta bella gonfia eh, di soldi, eh, lo trovate lì, quindi basta che vedete quello con, con la faccia che piange e con la busta di soldi in mano, è lui. 23 al Romac allo stand di Iponix e non vale esatto va bene ragazzi io vi ringrazio se non ci sono ulteriori domande vi saluto vi do appuntamento esattamente tra due settimane sempre qui se per la rubrica eh, Defend in depth, lo dovevate aprire? Mi costa 500 euro di aereo. E eh, però poi ti, ti ospita Fabio a casa, quindi potevi fare, potevi venire tranquillamente. Poi ti ospita Fabio. Complimenti, molto interessante. Ti ringrazio, sei veramente troppo buono, gentilissimo. Grazie mille, Fabio. Eh, paga doppia eh, se, per. Eh, Ulverania mi raccomando, paga doppia. E che dire, ragazzi, grazie mille. Ci vediamo tra due settimane per parlare della Boss of the Sock. Vediamo che cosa hanno trattato a Romac. Continuare questo approccio alla, al CM verso il lato blu della forza. E come disse qualcuno di ben più famoso e che... Ammiro e spero di vedere Arromac, grazie per il pesce. Citazione: Ciao ragazzi.